Laura Vanetti da Torino, ci troviamo nel Salone del Libro a Lingotto. Tra breve andremo ad ascoltare, ad assistere all'apertura del Salone. Presente il sindaco di Torino Fassino, il presidente della regione Roberto Cota. Come tutto ciò che diciamo oggi vive una fase di transizione, anche il libro vive una fase di transizione. Viviamo il passaggio dal libro cartaceo al libro digitale, e questa trasformazione non è soltanto una trasformazione tecnica o tecnologica, ovviamente incide in modo significativo sui contenuti, sui messaggi, sulla percezione, sulla lettura, sulle modalità dell'organizzazione dell'attività culturale ed editoriale. E quindi è un salone importante anche per questo. Non è soltanto una grande vetrina, come ovviamente è anche il momento e il luogo nel quale vogliamo offrire, con le iniziative che si svolgeranno qui, ogni forma di sostegno e di promozione alla diffusione della lettura, in tutte le forme in cui questo può avvenire, dalle forme più tradizionali alle forme che investono le moderne tecnologie. Questo salone è tanto più importante per noi, e Torino è orgogliosa di ospitarlo, perché il salone non è un evento culturale isolato in questa città. Abbiamo conosciuto nelle scorse settimane i successi di Biennale Democrazia, del Festival del Jazz, oggi c'è il Salone, di qui a dicembre è una scansione costante e continua di eventi, dal Festival della Creatività Musicale a Torino, al Festival dell'Oralità, a Torino Spiritualità, Settembre Musica, Artissima, al Torino Film Festival, a Portici di Carta, a iniziative nuove come il Beethoven Festival che faremo tra qualche settimana. Torino è una città che ha deciso negli anni di investire in cultura, e la cultura è ormai una cifra di identità di questa città. Ovviamente questa nostra città ha sempre avuto una grande tradizione culturale, ma il salto è far diventare la cultura una cifra di identità della città. Una cifra di identità che segna la sua vita, la sua economia, c'è ormai un'economia della cultura in questa città, e che caratterizza il profilo di Torino. E il fatto che gli enti pubblici, per ragioni che sono note a tutti, abbiano meno risorse di quanto avevano nel passato non ci ha frenato. Avere meno soldi pubblici non ha ridotto le nostre ambizioni, semmai ci ha stimolato e sollecitato a allargare il perimetro delle risorse finanziarie disponibili, rivolgendoci al mecenatismo civico, alle sponsorizzazioni, all'impresa sociale, al sistema finanziario e bancario. E io devo dire che Torino è un buon esempio di come si possono mobilitare risorse significative per la cultura, e desidero ringraziare per questo tutti coloro che anche in questa occasione, in questo salone, con il loro contributo finanziario ci hanno consentito di dar luogo a questa 26esima edizione del Salone e a tutto il complesso delle iniziative culturali che stanno segnando la vita di Torino. E d'altra parte stiamo facendo questo Salone, concludo, al Lingotto. Il Lingotto è un luogo simbolico, metaforico di come sta cambiando questa nostra città. Qui fino al 1978 lavoravano 9.500-10.000 operai impiegati della FIAT. Nell'arco di 30 anni il Lingotto è divenuto un'altra cosa. È diventato un grande centro culturale, un grande centro di loisir, un centro di attività commerciali, un luogo di attrazione della città, un simbolico luogo del cambiamento della città, che senza perdere, anche da un punto di vista fisico ed immagine, le radici, che tutto si svolge mantenendo l'archeologia industriale di questo luogo, però si è arricchito di contenuti nuovi. È il profilo di una città che è cambiata, una città che per un secolo è stata una città fabbrica, una grande città industriale, manifatturiera, produttiva, e che grazie a questo è diventata una grande città, ha avuto la capacità negli ultimi 20 anni di diventare una città plurale, che senza perdere il suo profilo industriale, ma semmai innalzandone la qualità e la specializzazione, è stata capace contemporaneamente di allargare il suo profilo, la sua identità, a città universitaria di straordinaria importanza, a centro di eccellenza della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione, a grande capitale di cultura, e investendo in cultura perfino a divenire una città turistica. Il Salone Internazionale del Libro è stato, in questo percorso di trasformazione della città, un punto essenziale e una
occasione straordinaria, e di tutto questo non posso che come sindaco dare merito e ringraziare tutti coloro che in questi 26 anni ci si sono dedicati. Grazie e buon salone. Devo dire che questo salone ha una grande capacità, e cioè quella di rinnovarsi, reinventarsi, attualizzare l'offerta ogni anno. Io proprio questo, da quando sono presidente della regione, l'ho notato, e l'ho notato anche negli anni precedenti. Non siamo mai indietro come Salone del Libro a Torino, siamo sempre, se possibile, un passo avanti, e quindi di questi tempi è molto importante. Ringrazio e do anch'io il benvenuto all'ambasciatore cileno, esprimendo tutto il compiacimento per la sua presenza, e a tutte le autorità. Ringrazio anche gli editori che sono presenti oggi, perché i grandi editori, penso soprattutto da questo punto di vista ai piccoli editori, svolgono una funzione sociale importante. Non è facile, non era facile prima e non è ancor più facile oggi svolgere questo tipo di attività. Però lo fanno, è importante che continuino a farlo, e che ci sia un riconoscimento, un sostegno anche attraverso iniziative come questa. Il tema di quest'anno, la creatività, è un tema secondo me perfetto, perché è con la creatività che si esce dalla crisi, è con la creatività che si vincono le sfide. Sono le imprese creative che riescono a fare prodotti vincenti, a esportare, sono i giovani creativi che riescono trovare lavoro, che riescono a superare i momenti di difficoltà. È proprio questa l'unica ricetta possibile, cioè la creatività come primazia della mente, e il tema è perfetto per i tempi che stiamo vivendo. Il Salone del Libro poi quest'anno ancora di più rispetto all'anno scorso si trova in una fase di transizione, l'ha ricordato il sindaco Fassino prima, e ci sono stati anche altri interventi che hanno posto l'accento. Prima il libro era sempre stato carta, oggi è meno carta e probabilmente sarà sempre di meno carta, sarà sempre di più digitale. Però è il contenuto sul quale noi dobbiamo porre l'accento, quindi sarà sempre di più un salone che andrà proprio a guardare il contenuto, e quindi le idee, l'innovazione anche sotto forma di idee, diciamo allo stato, se volete, puro. Però questo è un passaggio importante che stiamo vivendo nei nostri tempi. E il Salone del Libro è anche uno straordinario evento, e a Torino e in Piemonte dobbiamo giocarci sistematicamente questa carta, perché gli eventi attirano persone, le persone muovono l'economia, però non è soltanto questo, gli eventi qualificano anche le vocazioni dei territori. E avere il Salone del Libro vuol dire avere una vocazione veramente di capitale della cultura. Torino, non voglio usare questa, non voglio diciamo allargarmi, però è oggi una città, è tra le città europee che si candidano ad essere veramente capitale della cultura. E questo noi l'abbiamo ottenuto grazie al Salone del Libro, chi l'ha pensato, l'ha realizzato, l'ha portato avanti negli anni. Dal mio punto di vista come presidente di questa regione posso dirvi che il sostegno ci sarà sempre, sarà massimo, sarà massimo, perché questa è una delle iniziative che hanno una priorità per tutto quello che rappresentano, anche perché, io non l'ho detto, ma creatività, idee, insomma, sono il cuore probabilmente della democrazia. Massimo Gurai, ministro para los bienes culturales y turismo. Señor Rolando Picchioni, presidente del Salón Internacional del Libro de Torino. Honorable Roberto Cota, presidente Piemonte,
onorevole Piero Fassino, alcalde di Torino, signor Mario Caligiuri, assessore di cultura della regione Calabria, signor Ernesto Ferrero, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, eccellentissimo signor Oscar Godoy, embajador de Chile en Italia, signora Vivian Jones, cónsul de Chile en Torino, señora madrina de la feria, señoras y señores, señores embajadores, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Italia. En primer término, quisiera agradecer muy expresivamente las palabras a nuestro territorio en el sur del mundo, como a otras tantas naciones de América Latina, permitió que el espíritu de aquellos aventureros italianos se filtrara positivamente, aportando hasta el día de hoy grandes avances en el comercio y la industria. Ese diálogo se ve profundizado día a día en la cultura. La palabra, la música, la estética han fortalecido un vínculo indisoluble de fraternidad y de respeto. Abbiamo appena assistito all'apertura, inaugurazione del salone. Abbiamo ascoltato le parole del sindaco Fassino e le parole del presidente della regione Roberto Cota.